Sì, grazie Presidente. Per noi questo è un tema, per la Lega il tema dei frontalieri è un tema importante, è un tema importantissimo. I lavoratori frontalieri, ed è proprio per questo che abbiamo presentato come prima forza politica questa mozione, per richiamare l'attenzione del Governo, dell'Aula, della maggioranza e delle forze politiche su un tema e su una categoria di lavoratori particolarmente importante e particolarmente delicata. I lavoratori frontalieri sono cittadini italiani, sono cittadini del Nord, sono lavoratori del Nord che prestano la propria attività lavorativa in terra estera, in modo particolare in Svizzera, in Canton Ticino, ma anche in Austria, in Slovenia, a San Marino. Sono circa 80.000 i lavoratori frontalieri e rappresentano una ricchezza, rappresentano una risorsa importantissima per i nostri territori. Purtroppo spesso e volentieri, e non è la prima volta che portiamo l'attenzione dell'Aula, il dibattito sul tema dei lavoratori frontalieri, l'abbiamo fatto anche nelle precedenti legislature, purtroppo abbiamo avuto l'impressione, la letta impressione, che tanto Roma quanto Berna spesso e volentieri si sono dimenticati di questi lavoratori. Si sono dimenticati o peggio ancora, hanno considerato questi lavoratori, vengono considerati come lavoratori di serie B, vengono considerati come lavoratori discriminati, vengono considerati come lavoratori che non meritano una tutela particolare. Ed è per questo, proprio per la distanza che spesso Roma, indipendentemente dai governi, e lo diciamo in maniera chiara, indipendentemente dai governi, spesso e volentieri questi lavoratori hanno riscontrato da parte dei provvedimenti dei governi difficoltà, ostacoli. Diciamo in maniera chiara, e lo dico anche al collega di SEL che è intervenuto poc'anzi, i lavoratori frontalieri non sono degli evasori fiscali, caro collega, non sono dei privilegiati. Il collega di SEL durante il dibattito a questa mozione addirittura aveva definito i lavoratori frontalieri come dei contrabbandieri. Caro collega di SEL, si vergogna a definire i lavoratori frontalieri come dei contrabbandieri. Sono delle persone oneste che rappresentano una ricchezza e per il Canton Ticino e per il nostro territorio. Lavoratori che noi vogliamo difendere, lavoratori che noi vogliamo tutelare nelle proprie prerogative, perché sono lavoratori che portano professionalità, che hanno competenza, che portano know-how e pertanto meritano di essere tutelati rispetto a un governo centrale troppe volte, troppo spesso, sordo rispetto alle istanze di questi lavoratori. Noi abbiamo parlato di lavoratori frontalieri spesso e volentieri con riferimento allo scudo fiscale, con riferimento al redditometro, con riferimento al fisco velox, con riferimento al rapporto tra Italia e Svizzera, rapporto fondamentale che deve essere garantito, tutelato e mantenuto in modo particolare con il Canton Ticino, rispetto al quale c'è un'identità da un punto di vista economico, sociale, ma anche di natura culturale. E noi vogliamo che i rapporti con questo territorio siano stretti e siano garantiti dalla massima trasparenza. In modo particolare con questa mozione gli aspetti che riguardano le problematiche dei lavoratori frontalieri sono tante, sono tantissime, però noi vogliamo puntare l'attenzione su un problema e in modo particolare su un fondo e in modo particolare su una somma. Sono i 270 milioni di euro che sono il fondo di disoccupazione dei lavoratori frontalieri, ovvero le trattenute sulle buste paga dei lavoratori frontalieri che la Svizzera retrocede all'INPS attraverso una gestione separata. E con questi soldi, con questi fondi, che sono i fondi e i soldi dei lavoratori frontalieri, per anni è stata pagata la disoccupazione, 12 mesi all'80%. Il rapporto Italia-Svizzera sulla disoccupazione e sulla sicurezza sociale e sulla previdenza sociale sono sempre stati gestiti da un accordo bilaterale, cessato nel 2002, prorogato per volontà dell'Italia nel 2009 e poi sono cessati e oggi i rapporti sono disciplinati attraverso il diritto comunitario. Alla luce di ciò, oggi ai lavoratori disoccupati, e ricordiamolo, parliamo di 60.000 lavoratori, parliamo di 1.500
disoccupati, di cui solo 400-500 nella provincia di Como da cui provengo. Oggi la disoccupazione non viene più pagata con questo fondo, con questi 270 milioni, ma viene pagata, è stata pagata prima con la disoccupazione ordinaria e poi dal 1° di gennaio con la vergognosa legge Fornero, l'ASPI e il mini ASPI. E quindi noi chiediamo al governo, il timore che noi abbiamo è che questi 270 milioni di euro, soldi dei lavoratori frontalieri, soldi che derivano dalle trattenute sulle buste paga dei lavoratori frontalieri, oggi possano essere scippati e Roma possa esercitare l'ennesima rapina di Stato a danno dei nostri lavoratori, e noi questo non lo possiamo permettere. Sono soldi dei frontalieri, tali devono rimanere, sono soldi che hanno un vincolo che deriva da una legge, la 147 del 97, legge che ancora esistente, non è stata cancellata dalla legge comunitaria, per cui pretendiamo certezze, garanzia e trasparenza. Vogliamo che su questo fondo, che oggi è l'INPS, ci sia un nome e un cognome, ci sia scritto lavoratori frontalieri, e non vogliamo che questi soldi possano mai essere utilizzati dall'INPS per poter chiudere quel buco nero che l'INPS rappresenta, o peggio ancora magari essere utilizzati dal Ministero del Lavoro e da Roma per tappare qualche falla dei debiti che ci sono, o peggio ancora possono essere utilizzati per pagare altro. Per questo noi abbiamo presentato questa mozione, non è una bandierina politica, ma è semplicemente il tentativo da parte della Lega di garantire e di far sì che ci sia da parte del governo la giusta consapevolezza dell'importanza di questi lavoratori, che voglio rappresentare che sono in netto aumento, vuol dire che fungono da ammortizzatore sociale. Oggi purtroppo la crisi economica sta colpendo i nostri territori, sta colpendo anche il nord ricco, e oggi il lavoro frontaliere rappresenta una risorsa importante. Vogliamo ricordare che grazie ai lavoratori frontalieri vengono stornati ai nostri comuni, ai comuni del nord in sofferenza economica, i ristorni, somme assolutamente necessarie per poter garantire i servizi. Ed è per questo che noi pretendiamo, lo diciamo con forza, lo diciamo con grande determinazione, non accettiamo alcun tipo di equivoco da parte del governo, non vogliamo risposte superficiali, vogliamo una garanzia, vogliamo una garanzia per questi lavoratori, vogliamo la garanzia che questi soldi, che sono soldi loro, che sono soldi che si sono guadagnati con la fatica, che si sono guadagnati col sudore, che garantiscono ricchezza al nord e che garantiscono anche professionalità, competenze, know-how in Canton Ticino, in Svizzera e negli altri territori esteri, vengano garantiti. Regione Lombardia si è impegnata in tal senso. Voglio ricordare, e lo ricordo anche agli amici del PD che hanno presentato una mozione analoga in cui si chiede la costituzione di un tavolo. Va bene, facciamo l'ennesimo tavolo. Io voglio ricordare, io arrivo da Cantù, noi siamo bravissimi, Cantù è la patria del mobile, siamo bravissimi a fare mobili, però ricordiamoci e ricordatevi che sono i diritti dei lavoratori che noi dobbiamo tutelare e non assecondare semplicemente le volontà o le necessità di qualche sindacato. Vanno bene i tavoli, voglio ricordarvi che vi sono già due tavoli che si occupano dei problemi del frontalierato. In Regione Lombardia, la Lombardia governata da Roberto Maroni, è stata istituita una commissione speciale per disciplinare i rapporti Italia-Svizzera. Esiste un organismo territoriale che si chiama Regio Insubrica, che ha la funzione di mettere attorno al tavolo tutti gli interlocutori locali per discutere dei problemi del frontalierato. I tavoli vanno bene, ma noi oggi abbiamo una priorità, una necessità, che è quella di tutelare i diritti dei lavoratori frontalieri e di tutelare il fondo di 270 milioni di euro. La Lega non accetta arretramenti, la Lega non accetta rapine di questi soldi, non accettiamo l'ennesimo scippo da parte del governo di Roma. Signor Ministro, e chiudo, Sottosegretario, accettiamo le riformulazioni, chiediamo una cortesia che, laddove viene chiesto di valutare la possibilità, ciò venga fatto all'interno di un arco temporale definito. Non vogliamo le
gli impegni a lungo termine che poi sappiamo difficilmente vengono mantenuti. Vogliamo un impegno chiaro, tassativo, entro un termine preciso e determinato. A questa condizione la Lega darà il proprio assenso alla votare questa mozione che, ripeto, rappresenta un'ancora di salvezza. Questi 270 milioni di euro sono un'ancora di salvezza per i nostri lavoratori, per i lavoratori del Nord.